le chiedo, anche dalla sua posizione privilegiata all'interno del Parlamento europeo, se secondo lei è il momento adatto per portare avanti una riforma del patto di stabilità e quali sarebbero i tempi. Esattamente il momento su cui fare, in cui fare questa riflessione. Noi come Parlamento, lo diciamo da mesi, abbiamo varato una risoluzione auspicando proprio una modifica prima di riattivare il patto di stabilità, perché noi dobbiamo sostenere questa ripresa, questa crescita economica, e soprattutto dobbiamo avere margini di manovra non per fare qualsiasi tipo di spesa, ma per fare gli investimenti. Questo è quello che dice anche l'accordo, diciamo, questo paper, questo documento di Macron e Draghi, che dicono: noi dobbiamo creare delle regole, rivedere le regole che ci consentano di continuare a fare degli investimenti, perché abbiamo delle sfide ambientali, tecnologiche, di innovazione, che avranno bisogno di tanti investimenti per i prossimi anni, e quindi dobbiamo creare queste condizioni. È un Grazie. accordo storico questo, questo documento. Mi dispiace, la ringrazio per questa domanda. In Italia forse non ha ricevuto l'attenzione, ma questo è il momento. I prossimi mesi saranno cruciali in Europa, perché è già aperto questo dibattito. La Commissione ha aperto una consultazione e adesso a marzo dovrebbe fare una proposta. Quindi questo è il momento in cui i leader, i capi, dei governi, e poi successivamente appunto tutte le forze politiche, dovranno prendere una posizione e provare a delineare quali saranno, quali dovranno essere le regole che l'Unione Europea si dà per poter consentire questi tipi di investimenti e una crescita futura. Per cui grande Avremo. lungimiranza Sì, del nostro esattamente. governo e di quello francese.